La compagnia Quinta Parete di Sassuolo è stata la terza scuola di teatro in concorso al Festival Nazionale sulla Legalità Tale Tale Talia. Ha portato sul palco del Teatro Garibaldi di Enna lo spettacolo Wonder Who, regia di Gloria Giacopini. Siamo felicissimi di essere qui a questo festival di, con e per i giovani, che tratta di un tema così difficile come la legalità, perché di solito di questi temi noi sentiamo sempre parlare gli adulti, invece secondo noi sarebbe il caso di far parlare i giovani. E specialmente in questo periodo divisivo, direi, tra pandemie, guerre, e chiaramente la categoria più colpita sono proprio loro. Quindi noi abbiamo fatto questo spettacolo partendo da una scrittura di scena, quindi ci siamo ispirati alla misteriosa scomparsa di W di Benny. Dove appunto la protagonista cerca cos'è questa W che le manca, che ha perso. E noi in un momento del genere ci siamo proprio chiesti, perché siamo tutti divisi, cos'è invece che ci unisce. E abbiamo capito che la cosa che ci unisce è proprio questo vuoto. Per cui abbiamo fatto un'indagine sia a partire dalla sfera privata, per cui ci siamo resi conto che a prescindere dalla famiglia di provenienza, sia che sia una di quelle famiglie che ti riempie di aspettative, sia che sia una di quelle che non te ne dà per nulla o non ti dà possibilità, alla fine i ragazzi si sentono comunque persi in preda a questo vuoto. Poi abbiamo analizzato la sfera sociale e ci siamo proprio chiesti come si fa a sopravvivere in un mondo dove la giustizia, la legalità non sono più valori vincenti, diciamo. Quindi la domanda che ci siamo fatti è come si fa a sopravvivere senza diventare noi dei prevaricatori. Negli spettacoli serali aperti alla cittadinanza, protagonisti Ture Magro con lo spettacolo Malanova e Neon Teatro con lo spettacolo Officine. Lo spettacolo Malanova è stato prodotto dalla compagnia Sciara Progetti Teatro ed è un lavoro tratto da un libro scritto da Cristina Zagaria, giornalista del quotidiano La Repubblica, e insieme a Flavia Gallo, drammaturga, abbiamo portato avanti questo lavoro di scrittura che per 4 mesi ci ha visti insieme nel lavoro di creazione e di scelta delle parole. È nato questo spettacolo nel 2016 che sta viaggiando molto, che stiamo continuando a portare in tournée. Racconta una storia ambientata in un piccolo paesino del sud Italia, ma come tante storie che hanno un profondo significato anche, no? È una storia universale. È la storia di Anna Maria che subisce una violenza inenarrabile e riesce in qualche modo a provare ad abbattere diversi muri nonostante la sua comunità gli faccia muro. È una storia che parla sicuramente di uomini e di donne, parla di violenza, ma parla anche di noi, del nostro senso di cittadinanza. Della nostra idea e del modo in cui tutti noi viviamo la comunità. E parla di giustizia. Questo è Malanova. Officine è uno spettacolo che viene da un desiderio di mescolanza, di amalgama fra il teatro e il cinema, due operazioni che coincidono nel senso della poetica di Neon. Officine è proprio il luogo nel quale le parole, le immagini e il senso del fare le cose insieme si realizza. Intendo officina dell'arte, officina che produce quello che è la medicina per vivere meglio. È uno spettacolo sempre poetico. A me mi piace, mi hanno fatto Cenerentola. Io sono Cenerentola, all'estate a Cenerentola sono mie sorellastre. C'è anche una matrigna cattiva. E perché loro mi chiamano Siderella, 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 e io faccio molto colazione a letto. Questo è il secondo spettacolo che io faccio. Che dire, io penso che questo spettacolo andrà bene, sarà molto bello. Questo ovviamente sarà la versione completa di un estratto che abbiamo fatto a maggio per presentare un
un film polacco che rappresenta molto la realtà di colpi insoliti della nostra compagnia. Gli spettacoli che noi mettiamo in scena con la compagnia hanno tutti un significato diverso, hanno un significato per me, un significato diverso per tutti quelli che guardano. Ed è importante che ognuno gli attribuisca il significato proprio che sente dentro di sé. Ogni volta scopro dei significati nuovi, ogni volta mi scopro diversa, ed è questo quello che mi piace davvero degli spettacoli che mettiamo in scena. Stasera, gran gala delle premiazioni che segnerà la chiusura di questa quarta edizione. Saranno annunciati i nomi dei vincitori del festival, assegnati i premi per migliore attore e attrice protagonista, le menzioni speciali e il premio della critica intitolato al regista ennese Antonio Maddeo. Ospite d'onore il cantautore Mario Venuti, ingresso gratuito.